Il 2 febbraio è terminato il mio mese a Los Angeles e stava per iniziare il mio mese in Costa Rica. Il volo partiva alle 23 ed è durato 5 ore. Quindi, siamo in Costa Rica, abbiamo superato l'immigrazione. Nessuno ci ha chiesto per nessun biglietto di ritorno. Abbiamo speso 100 euro a capoccia, io e Mattia, per nessun motivo. Ci siamo pure fatti venire sangue amaro. Porca cazzo. Al momento della partenza, io e Mattia siamo stati costretti a prendere dei biglietti di uscita dal Costa Rica, altrimenti non ci avrebbero fatto fare il check-in. Non ancora sicuri della nostra prossima meta, abbiamo preso dei biglietti economici per San Salvador, che purtroppo non abbiamo veramente utilizzato. Abbiamo affittato una macchina a buffo, a caso. Siamo usciti dall'aeroporto e abbiamo visto macchine in affitto. Abbiamo chiesto per i prezzi, sono altissimi per carta stagione. E se li prenoti prima sono più bassi, immagino, ma noi non abbiamo avuto né modo né tempo. Ci siamo fidati di un tipo di un'agenzia che si chiama Payless, sembrava abbastanza affidabile. Paghiamo 1000 euro totali per una macchina bella 4x4 manuale. Subito dopo i bagagli ci sono i banchetti con le varie agenzie che affittano le macchine. Quella che prendete vi accompagna, il tipo vi accompagna a piedi fino al parcheggio e vi viene a prendere uno shuttle che vi porta fino all'ufficio che sta leggermente fuori l'aeroporto. Mossa forse un po' sbagliata perché ancora non abbiamo prelevato i contanti nella SIM, quindi dovremo tornare in aeroporto, non lo so. This is the car. Una volta affittata la macchina, ho fatto un video per assicurarmi di riprendere precisamente il suo stato, per evitare problemi al momento della consegna. Non ce n'era veramente bisogno perché abbiamo fatto l'assicurazione massima e potevamo anche farla esplodere. Comunque l'abbiamo presa per 14 giorni. Allora, sono 958 euro, una 4x4 non troppo nuova, cambio manuale, guidatore solamente Mattia, io non posso perché ho 22 anni, potrei se pagassi molto di più ma non lo voglio fare. Andiamo in hotel, in questo momento non abbiamo ancora fatto la SIM né nulla, sono felice, fa un caldo omicidiale. Pura vita, pura vita. Mi dovevo andare. Va bene. Io e Mattia abbiamo fatto il check-in nell'hotel, si chiama Hotel X. Ottimo, senza finestre. Vabbè. C'ho una bolla qua sul braccio, un po' nomada. Amici, finalmente siamo arrivati qua a San José. Sono nella mia stanza, senza finestre purtroppo, ma solamente per oggi, perché domani prendiamo la macchina e ce ne andiamo a fare il giro del paese. Costa Rica è un paese turistico, famoso per il surf, per la natura, per i parchi naturali, e non ha senso stare un mese intero solamente in un posto, quindi questo mio mese, a differenza delle altre tre città dove sono stato, sarà meno città. Spero che vada tutto bene. Non conoscevo nulla del Costa Rica, l'ho scelto totalmente a caso, quindi un po' sono stato colto la sprovvista. Sicuramente andrà bene. Ammazza. Beh, sono sotto finestre, frate. Ah, io ce l'ho la finestra. Tu ce l'hai? Sì. Ho comprato quindi questi due voli inutilmente. Io sono completamente in after in questo momento perché il volo era notturno. Da adesso usciamo, facciamo le SIM, preleviamo i contanti, tutte queste cose basilari della vita. Comunque ho pagato 125 euro per due stanze, una con due letti matrimoniali, per sbaglio l'ho presa in realtà, non so bene perché, e una per Mattia. Molto carino l'hotel, queste aree comuni sono belle, bello, per una notte sola. Speso un sacco di soldi. Io purtroppo mi sono perso gli occhiali da sole poco prima di arrivare qua in Costa Rica. Pessima mossa. Adesso siamo in cerca di un ATM per ritirare i soldi. Qua utilizzano il colon costaricano. Allora, abbiamo ritirato i contanti. Ho ritirato 200.000 colon, che sono tipo 300 euro. E le banconote sono molto molto belle, ma molto belle. Così belle che non le voglio spendere. E ora pranziamo al McDonald's, dato che siamo veramente completamente in after. Non ci va di osare. Non è una cosa molto etica questa. Cioè, è proprio sbagliato andare in Costa Rica e poi andare al McDonald's. Stranamente il McDonald's in Costa Rica è buonissimo. Siamo arrivati da Colby, che a quanto pare è la compagnia telefonica che prende di più qua in Costa Rica, e ora ci facciamo una bella SIM. Ci farei dire una cosa, che questi non sono molto bravi. A parte che noi siamo stanchi, stiamo addormentando tanto, ma sono almeno un'ora che siamo qua dentro aspettando che lui ci fa la SIM. Siamo, è così, ed è l'efficienza, non è al top. Mi capiscono perché parlo italiano. Siamo tornati in aeroporto, stiamo aspettando che arrivi la nostra amica Chiara, con cui passeremo le prossime due settimane, poi la torna in Italia, sta qua in vacanza, e noi invece continueremo il mese qua in Costa Rica. Infatti queste prime due settimane saranno molto turistiche, e poi sono stanco. Ci stabiliremo in un posto, questo volevo dire. Guardate amici che abbiamo raccattato, c'è Chiarita, si nasconde perché il reduce di 16 ore di volo. E ora Mattia ci porta a casa, ma purtroppo c'è traffico, c'è tanto traffico, ci stiamo mettendo veramente tanto. Dopo il pranzo a San José, ci siamo diretti in un posto non molto famoso nel Costa Rica. Un posto che si trova qua. Quando trafficavo su Airbnb per prendere un appartamento, mi sono casualmente imbattuto in una casa spaziale nella foresta. Non costava tanto e mi sono detto, se mi affitto una 4x4 non ci dovrebbero essere problemi, e così ho prenotato per due notti.
botto umido. Secondo me le zanzare si ammazzeranno. Sono costaricani. Allora io vado avanti lentamente, ditemi se schiaccio un cane. No, non devi schiacciare. Ma siete capitati. Cani, io non voglio farvi salire, secondo me non hanno la rabbia, perché sono... Perché anche sono... secondo me. Dimmi se non vesto, Vai. Eppure questa prova è superata, con zero cani uccisi. Il proprietario di casa, Axel, ci ha incontrati a metà strada per guidarci fino a casa, che era proprio lì in mezzo alla foresta. E purtroppo la nostra era la 4x4 più debole del mondo e non siamo riusciti a salire la strada sterrata che arrivava fino a su. Aiuto ragazzi, siamo bloccati in questa salita, non riusciamo più a muoverci. Sto sudando tanto. Come si muove? 4x4? No, zio. Rimane qua la macchina. Axel ha legato il suo pick up alla nostra auto per riuscire a spantanarla, a sbloccarla, ma noi ogni volta ci rifermavamo. Ci siamo fermati di nuovo su questa salita, poco più avanti. Inizialmente era stato un successo perché Chiara aveva sbloccato la situazione. Però siamo bloccati. Non mi inquadrare quando devi dire cose negative. Quindi alla fine lui ha guidato la nostra auto e noi il suo pick up. Ed è riuscito a salire senza problemi fino a casa. Ormai era notte e ci siamo fatti un'insalata prima di andare a dormire. È gigante, però col fatto che è grande è facile da uccidere. Ma perché vuoi ucciderlo? Se vuoi non lo uccido, lascia là. Buongiorno amici. Sono le 6 del mattino, ci siamo svegliati con la luce dell'alba. Con l'anguria nella foresta. Sembra, sai cosa sembra? La pubblicità delle gocciole. A tavola, sono pronte le gocciole. Questa casa pazzesca l'ha costruita Axel, che vive là vicino, in un'altra casa ugualmente bella ma più rustica, sempre costruita da lui. E vive così nella foresta. Ogni tanto scende in città per fare la spesa e per altre cose, ma principalmente gli piace stare così nella natura. La casa è più di un'ora dal centro abitato più vicino, quindi i nostri piani erano quelli di goderci la casa e rilassarci. Vedere la natura, goderci il tramonto. Abbiamo mangiato e cucinato la roba presa il giorno prima al supermercato e ci siamo fatti 2 giorni all'insegna del relax, facendo anche qualche giro intorno alla casa nella natura. La tappa seguente era Quepos, una cittadina vicino a Manuel Antonio, uno dei parchi naturali più belli e interessanti in Costa Rica, che è solamente a 2 ore di strada da dove stavamo prima. Marcello sta malissimo, sta per sgrattare, vero Marcello? No. No. Arrivati a Quepos abbiamo mangiato dalla cucina e ci siamo resi conto che era molto buona e siamo tornati anche il giorno dopo. Il pomeriggio abbiamo fatto un giro per la città sul lungomare, era molto bello e un gabbiano mi ha fatto la cacca addosso. No, bene, questo devi metterlo nel video. Dai, dobbiamo andare via quindi. Stai tranquillo, è capitato a tutti, dai. Per una cagata di uccello. Con l'uccello, con l'uccello. Queste qua sono le uniche clip della casa. A Quepos non so perché non ne ho fatte così tante, ma non era male come in casa. Era molto carina. Siamo stati là 3 giorni. Guarda che carino, guarda come si è messo. Guarda come si è messo. Il primo giorno a Manuel Antonio ce la siamo presa con calma. Siamo andati la mattina sulla spiaggia, che è molto bella perché è adiacente al parco, e siamo stati là fino a ora di pranzo. Siamo tornati di nuovo dalla cucina del ristorante perché è veramente molto buono. E poi nel pomeriggio ci siamo fatti un po' di passeggiate nella natura vicino a casa. Ok, ok, ce l'ho. Preferiresti morire a 200 anni oppure preferiresti vivere fino a 30 anni ma combattendo con una tigre?
Il giorno dopo ci siamo diretti al parco naturale di Manuel Antonio. Siamo andati in macchina e mi raccomando, non fate come me, non fidatevi dei parcheggiatori abusivi perché vi fanno pagare tanto e parcheggiare lontanissimo. Quindi quando vi fermano, tirate dritti fino al parco e non andate di diretta. Sembrano molto convincenti. Abbiamo visitato il parco senza guida, sia perché era costoso, sia perché in realtà è molto facile da girare. È vagamente simile al bioparco di Roma, solo che gli animali sono liberi veramente e quindi non è detto che tu li veda tutti quanti. Tipo i bradipi non li abbiamo visti noi. Sicuramente con una guida è più facile, ne vedi di più, hanno anche il binocolo e tutto. Però noi volevamo fare anche una roba tranquilla. Infatti in quel parco c'è anche la spiaggia dove volendo puoi andare a pollaiarti come se fosse uno stabilimento. Alcune spiagge sono molto affollate, ma ci sono anche delle calette meravigliose con nessuno e anche gli animaletti, quindi è veramente pazzesco. Siamo usciti decisamente tardi rispetto all'orario di uscita. Il parco chiude alle 4 e nelle 5 stavamo ancora qua, alle 5 e mezza siamo usciti e pensavamo che ci fosse qualcuno a sgridarci. E invece pare che semplicemente la gente che lavora là se ne va. Dopo siamo andati a Jaco, equidistante da Manuel Antonio e San José, esattamente a metà sulla costa. È una delle zone più turistiche del Costa Rica e abbiamo preso un appartamentino in questo complesso di villette molto alla Truman Show. Molto bello, la sicurezza è tutta, la piscina, bellissima. L'idea era quella di abbacchiarsi qualche giorno in piscina e al mare e poi continuare i giorni successivi verso la fortuna, l'entroterra con il parco naturale, le cascate, i ponti, il vulcano, le terme. Però alla fine abbacchiarsi a Jaco non era male e quindi abbiamo deciso di stare là fino alla fine del mese. Se tralasci San José, che è la capitale ed è una città non molto bella per i turisti, le città turistiche in Costa Rica sono abbastanza piccole, sono paesini, e Jaco, che comunque è molto piccola, è veramente una strada con il lungomare, è in realtà uno dei centri più grandi nel paese, con ristoranti locali, tanti turisti, però non è bello come le altre zone. C'è più movida, ci sono più turisti, ci sono più giovani, però è un po' meno bello di altre zone del Costa Rica che non ho visitato. Anche la spiaggia è un po' meno incontaminata rispetto ad alcune spiagge del Costa Rica. Sì, quella del frigo è buona. Che mi racconti? C'è qualcosa di strano. Quella è la porta di casa nostra. Tu puoi uscire, buttarti in piscina e poi rientrare in casa quando vuoi. Gli ultimi giorni sono volati. La mattina andavamo in piscina, pranzavamo a casa, il pomeriggio lo passavamo in spiaggia e la sera ce ne andavamo fuori. Abbiamo fatto i pensionati per un po'. Il 16 siamo tornati all'aeroporto di San José per accompagnare Chiara, che tornava in Italia, mentre noi saremmo stati fino alla fine del mese. Ma comunque abbiamo riconsegnato la macchina perché il nostro tempo era scaduto e siamo tornati a Jaco in taxi, che fortunatamente è solamente a un'ora di distanza e abbiamo speso 60 euro. Ragazzi, spero che questo vlog introduttivo del Costa Rica vi sia piaciuto. Il prossimo video è un'intervista a un italiano che vive in Costa Rica. Iscrivetevi al canale per vedere i prossimi video che usciranno, commentate con quello che ne pensate sul Costa Rica e tutto quanto. Noi ci vediamo col prossimo video, ciao!